Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sul 39, pullman di linea, e stiamo andando a prenderci un caffè. Un caffè particolare qui a Ho Chi Minh. Non abbiamo ben capito se siamo arrivati nel posto giusto. Le signore molto gentili hanno capito dove vogliamo andare, ce lo stanno indicando. Per ora noi trovavamo solo polli. Gianni invece cerca di capire dalle foto dei tavolini che dovrebbero essere. Sì, potrebbe essere lui. A meno che non abbiano tutti questi tavolini. Cosa che potrebbe anche essere. Coffee, yes. I want to see the man working. Last week, not every day. Siamo di fianco alle signore che friggono a 800 gradi, pizzeremo di fritto, ma siamo venuti qua per bere un fantastico caffè. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Perché siamo venuti fin nel quartiere cinese per prenderci un caffè. Giusto perché ci piace farci un giro per Ho Chi Minh, ma anche perché questo posto è famoso perché tosta direttamente in una sorta di betoniera molto caratteristica e ovviamente macinano il caffè fresco, quindi è particolarmente buono. In pratica non sono sudato neanche io, tra l'altro. In pratica si sbattono e fanno tutto il processo da zero fino al caffè, ci mettono circa un'ora e mezza per tostare i chicchi, c'è un tizio che si fa un discreto mazzo e ci sembrava molto caratteristico. Peccato che questa attività non la fanno tutti i giorni, perché ogni volta tipo tostano 10 kg di chicchi di caffè. Oggi tra l'altro è il giorno di mercato, oggi probabilmente non lo fanno e quindi vi beccate un filmato random dall'internet. C'è un profumo molto buono di caffè, l'abbiamo preso ovviamente con mezzo dito di latte condensato, si può prendere anche in purezza, però secondo me in purezza è un po' strong. Non sono un appassionato di caffè, ma mi sembra davvero buono. Nel frattempo le signore mi guardano divertite. Versione con latte condensato, come vi ho già detto, unica versione di latte che utilizzano qua in Vietnam. Diventa sì una sorta di latte macchiato, merita fare un salto fin qua per assaggiarlo. In generale i vietnamiti ci sanno fare col caffè. Volevo aggiungere un po' di ghiaccio nel mio caffè, ma ho cambiato idea. Ci hanno portato anche questa bevanda fredda, molto apprezzata. È freddo. Abbiamo preso il nostro caffè, costava 20.000 dong a testa, anche se nel video YouTube che avevo visto costava 10.000 dong a testa. Si tratta di capire se hanno aumentato i prezzi o se li hanno aumentati solo in questo momento per noi. Forse la seconda che hai detto. Ad ogni modo, ragazzi, 20.000 dong, un euro. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Abbiamo bevuto il caffè, ma non abbiamo fatto colazione. Nuovo appuntamento per un piatto che per questo orario forse è un po' strong. Diciamo che in Italia non lo mangerei mai alle 11 del mattino. Siamo su un Grab che ci sta portando in zona mercato, dovrebbe valerne la pena. Che sfiga, raga! Eravamo riusciti a spottare il posto, che non è per niente facile, ma ci hanno detto che oggi la signora si è presa un giorno di vacanza. Giorno libero per lei. Era una signora che faceva le lumache che abbiamo visto su Netflix. Il punto è che oggi è Ferragosto e la signora segue il calendario europeo e si è presa un giorno off. Sarà andata in spiaggia probabilmente. Direi che la supplenza va comunque benissimo. Siamo arrivati in un posto che fa una zuppetta di granchio, che spero. Alle 11 di mattina è esattamente quello che ci vuole. La morte sua, quello del caffè, i rigoli non me li ha dati. Me mangerò a zuppa di granchio. C'hai una ditata sulla lente. C'ho una ditata sulla lente. Il posto è questo qua, ve lo mettiamo comunque in descrizione. Con questo caldo, ragazzi, una zuppetta calda è proprio quello che ci vuole. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Questa cosa qua dovrebbe essere sangue di maiale. Ok, il signore qua ci sta provando a spiegare. Chili, ok. Little, 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 little. No, too much, too much. Ok.
Noi ci fidiamo, poi un po' di yogurt ai mirtilli. Non sappiamo minimamente cosa sia, raga, ci fidiamo di lui, ha detto di mettere tutto dentro. Ok, è mix. Lime, no? Io che so farla questa ricetta, gli ho detto: zio, ti stai dimenticando del lime. E adesso mischiamo tutto. Ci sono dentro anche pomodori, delle polpette, il sangue di maiale fatto a budino, che sono molto curioso di assaggiare perché è una roba che ho visto tantissimo qua in Vietnam. Riassaggiamo il brodo. Il piccante già è cresciuto di parecchio, però ha una bellissima profondità questo brodo, è molto buono. Mi sento di poter affermare che questa colazione dei campioni è ancora più da campione di quella di ieri mattina. Prima si assaggia il brodo, Franci. Hai ragione, i noodles erano già super saporiti di brodo, secondo me questo brodo qua spacca. Buonissimo. Ho fatto due chiacchiere anche con la signora vietnamita che era seduta di fianco a me, che mi ha detto: delizioso, in italiano. Delizioso, you know Italian? Yeah. Wow! Mi ha detto che lei viene qua da un sacco di anni e quindi che questo posto era top. Many here. Questa dovrebbe essere una polpettina di granchio, credo, assaggiamo. No, forse è maiale. Ci mettiamo anche un po' di banana flour e un po' di queste verdure fatte alla mandolina. Una zuppetta di pesce non l'avevamo ancora presa, sono molto contento. Questa cosa viola non è yogurt ai mirtilli, ma è tipo pasta di acciughe. È una pasta salata di qualche... di qualche pesce. Cosa di mare, sì. Questo qua che cos'è? Patè? Sì, secondo me è qualche patè... patè di frutti di Mario. Non lo so, se lo mangio il sanguinaccio. Non so ma se... ah sì che lo mangi. Raga, solo per voi un morsino. È un budino al cioccolato, è così orribile? Ha la consistenza quasi del fegato. Il sapore è delicato e che se pensi che cos'è ti fa un po' senso. Però si può mangiare. Abbiamo pagato 144 per le due zuppe, costano un po' di più perché sono di pesce. Vale un po' il mio discorso di ieri sera sul pho. In generale promosso, anche se non lo faccio entrare nell'Olimpo dei miei piatti preferiti qui in Vietnam. Ci spostiamo da Ho Chi Minh e andiamo sul delta del Mekong. Indovinate come? Con uno sleeping bus. Ormai abbiamo l'abbonamento. Stiamo andando a fare check out. Ma cogliamo l'occasione di farvi vedere dove era situato esattamente il nostro ostello, cioè dentro un ristorante. E poi tutti gli indirizzi verso le cucine per andare in reception. Tipo un passaggio segreto. Per andare in camera solo da lì potete passare. Siamo letteralmente terrorizzati di dimenticarci anche qua i passaporti. Piuttosto pago il doppio, ma continuo a chiederle di ricordarsi di ridarmi i passaporti. Dobbiamo anche verificare che siano i nostri o possono essere due a caso. Due a caso? Ma sì, siamo nella situazione attendere prego. Adesso nella migliore delle ipotesi arriverà mio cugino vietnamita che ci porterà probabilmente su uno scooter al pullman. Io emano una frore importante. Mio cugino ci ha lasciato all'agenzia di viaggi, che è quella presso la quale sono stati prenotati i nostri biglietti. Nel giro di mezz'oretta dovrebbe arrivare il pullman. Destinazione Cantò, o meglio, spostamento dello spostamento, perché da questo pullman probabilmente ci porteranno. Probabilmente. Mi è andato lì attraverso il biscotto della signora, che secondo me era un po' vecchiotto. Probabilmente con questo pullman ci porteranno a un nuovo pullman, che ti porterà a un nuovo pullman. Dobbiamo andare giù di là. Allora ragazzi, il pullman ci ha portato alla stazione megagalattica dei pullman di Ho Chi Minh. Ora dobbiamo cercare di districarci e capire su quale pullman non dobbiamo salire. Ma dove lo leggiamo il numero? Ah, 104. Non si capisce una fava? Ma è proprio questo il bello. Controllo, okay, ok, possiamo salire. Ogni volta è più difficile. A sto giro siamo al piano di sotto. Ragazzi, è il momento di assaggiare una nuova porcata. Mi è appena esploso il pacchetto in mano. Ovunque. Buono. Buono? La porcata. Vuoi un altro? Ovviamente sì. Siamo partiti, è esattamente lo stesso sleeping bus preso l'ultima volta, con televisore inutile, prese varie per ricaricare le cose utili. Stavolta siamo un po' più sfortunati perché abbiamo i piani di sotto. Io in particolare sono nella fila centrale, quindi non ho neanche una finestra. C'è la Franci però, che ha già fatto un bordello perché ha mangiato i Ritz e ha versato tutte le briciole per terra, che io ho cercato di pulire perché non vogliamo fare brutta figura. Siamo più o meno a metà viaggio, abbiamo fatto una breve sosta pipì. Si riparte. Quale momento migliore per mangiarci un po' di Oreo? Esiste un solo modo per mangiare gli Oreo. Metto la camera qua sulla panza. Prendete l'Oreo, svitate l'Oreo, mangiate la crema, verificate che entrambe le metà siano
belle pulite. Mangiate la prima metà, mangiate la seconda metà. Dai Gianni, mi ha detto follow me. Seguiamo lui? Seguiamo okay. lui. Wait about 10 minutes. Ok, 10 minutes. I will tell you. Con questo fogliettino scritto dal nostro ostello, dove non abbiamo la più pari idea di cosa ci sia scritto, presumibilmente c'è l'indirizzo del nostro ostello, abbiamo vinto queste due targhette e adesso qualcuno magicamente ci dirà che cosa fare, dove salire, dove andare, e tutto come per magia si sistemerà. Biglietto di viaggio donna, caratteristiche per... Beh, Google sclera un po', eh. Però praticamente è una roba che dobbiamo dare all'autista. Dobbiamo andare al bus 36, è questo che non riuscivo a capire. Ok, questo qui? Sì, ce la fai a tenere la pipì? Al limite mi piscio addosso. Guarda l'auto. Thank you. Ok? Ok, e con questo per oggi dovrebbe essere tutto con gli spostamenti. Ed ecco la nostra stanza di stasera, nella fantastica Canto. Franci, saluta. Scelta io la stanza, è molto molto graziosa. Quarto piano senza ascensore, non è che si può aver tutto, raga. Da qua si intravede la fantastica metropoli. Non dovevamo avere vista mare. Vista sulla città. Così. Ah, era vista sulla città. Sì. E vabbè, raga, più o meno. Attraverso i quadrati si vede, no? Che cacchio volete di più? Adesso scatta l'organization per domani mattina per fare un po' di tour, un po' di robe che poi vedrete, e andiamo a mangiarci qualcosa. Allora ragazzi, ci siamo seduti in questo posto a Canto, è arrivata questa roba qua. Ovviamente non c'è nessuno che parla inglese, sono tutti vietnamiti, ma fortunatamente c'è stato un signore molto gentile. Questo signore qua molto gentile che ci sta aiutando perché parla un po' di inglese, ci ha detto sedetevi, è un posto dove si mangia bene, però dovete sapere cosa volete ordinare. Adesso arriva un po' di roba, lei ci aiuta a mangiarla e ordinarla. Abbiamo ordinato delle melanzane e altre cose che non so bene nemmeno io. Nel frattempo ci hanno chiesto anche una foto, perché evidentemente turisti sì, ma non così tanti. Melanzane con della carne trita sopra, hanno un bellissimo aspetto. Più passano i giorni e più vado in piena per lo street food vietnamita. Veramente in Vietnam sono i capi dello street food. Pensate, stavo leggendo che a Ho Chi Minh vivono circa 10 milioni di persone e un milione, quindi una persona su 10, di lavoro vende cibo. Questo per farvi capire quanto il cibo di strada, in generale il cibo in Vietnam, sia una roba importante e che coinvolga la gente. Poi chiaramente de gustibus, nel senso che può piacere oppure no. Noi ci stiamo esaltando. Non è che abbiamo capito benissimo com'è che funziona. Beh, dovrai girarlo un po'. Girarlo un po'. Lo metti nella tua ciotolina e lo intingi qua dentro. Andiamo e inizio a metterne un pochettino qua. Salsa di soia piccante. Buonissimo, guarda, mancherebbe solo un po' di riso di accompagnamento. Magari si poteva ordinare se solo sapessi come si dice riso in vietnamita. È buonissimo. Molto piacevole, sono solo melanzane. E carne trita sopra. Surprise, perché okay. Questo qua ce l'hanno indicato. È arrivato un altro piatto, vedo delle cose rosse dentro. Ah, meat e uova. Figo, figo, figo. A vederlo sembra veramente figo. Bisogna lanciarsi, fidarsi delle persone. E se ti dicono che il posto è buono, se ti suggeriscono un piatto, andategli dietro, ragazzi. Adesso lo mangio e mi farà cagarissimo. Uova, polpette, pomodori, vegetables, non vedo l'ora di assaggiarlo. Il rosso, errata corrige, non erano pomodori, ma era carne cruda che si è cotta stando dentro l'hot pot. Mi verrebbe da dire, dai, portamene un altro dopo questo. Tac. A me esalta vedere le loro facce che sono esaltati perché noi siamo esaltati. È la soddisfazione più grossa che ci sia. E la carne si cuoce il giusto perché rimane ancora tenera, non è una sola di scarpe. Mix ao bo, noodles, fry with beef. Quindi abbiamo preso altri due piatti facendo un bel po' di casino perché nel frattempo tutti ci stanno guardando mentre ordiniamo. Uno è a base di tofu e l'altro è a base di, li ha inquadrate quelle cose che ha portato? Sì. Quelle cose che ha portato, e voi mi direte che cos'è e che ne so, raga, ne so quanto voi. Stasera più o meno siamo sui 300.000 dong, non badiamo a spese. Ma poi raga, vogliamo parlare dell'esperienza di farsi cucinare per la strada? Giustamente il padrone mi sta dicendo fai vedere come si chiama il locale, poi tanto ve lo mettiamo in descrizione. Stavo dicendo, raga, ma che figata è mangiare in strada mentre c'è la sciura in pigiama che ti cucina. Cioè non ha prezzo, secondo me, capite? La signora ha detto meu 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 meu, cioè non toccare che il piatto si sta cucinando.
tofu con carne. Sembra uovo sta cosa qua. È strana, ragazzi. Questa è una sorta di salsa di soia piccante. È molto buono. C'è il tofu, lo zenzero e la carne. Ecco, questo ragazzi è un piatto surprise. Non abbiamo la più vaga idea di che cosa possa essere, ma non vedo l'ora di assaggiarlo. Sembrano a metà strada tra delle zucche e degli zucchini. Sanno di zucchina. Sono delle zucchine vietnamite con dei gamberetti vietnamiti. Buono. Mi devo ricredere sul tofu di prima. Generalmente io non mi va di prendere tofu perché penso che non sappia di niente. Questo qua era super saporito. E dal lungo fiume di Cantò, con queste sobrie imbarcazioni sullo sfondo, sono parecchio zarre. Credo che ci sia un karaoke bello importante. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Come dite, volete dei contenuti extra? Li trovate su Instagram di questa vacanza. Ci vediamo al prossimo video. Sì.